Dall'8 dicembre al 6 gennaio a Fossombrone si vivrà un'atmosfera calda e coinvolgente, rivolta sia ai più piccoli che ai ragazzi e ai genitori. Affetto, sentimento, cordialità, serenità, riflessione ed emozioni saranno alcune delle parole chiavi di questa edizione. Tutto pronto, partiamo l'8 di dicembre, inaugurazione, l'orario ve lo faremo sapere, immagino pomeriggio 16-17, per un nuovo Magico Natale a Fossombrone. Quest'anno tante novità, un cambio di rotta rispetto al passato, dove magari la gente era abituata a vedere degli spettacoli limitati per pochi minuti per poi diciamo la cosa affievolirsi. Invece quest'anno l'idea è quella di avere non tanto un evento particolare, ma un'ambientazione veramente nuova. Quindi approfitto per invitare tutti i vostri ascoltatori, non solo i cittadini di Fossombrone, ma tutti quelli che vi ascoltano, perché veramente quest'anno Fossombrone mi auguro vi possa stupire. Un Natale diverso dalle passate edizioni, grazie al lavoro e all'impegno costante degli organizzatori. Beh, cosa sospettano? Speriamo che stiano bene, che siano sereni, che abbiano voglia di fare diverse volte il corso avanti e indietro, perché senza aspettarsi niente di particolare sono già presi in una sensazione di Natale, di serenità. Questo è quello che ci aspettiamo. Corso Garibaldi verrà interamente addobbato a festa con musica in filo di fusione, luci e lanterne, sotto le quali non c'è solo la magia del Natale che allieterà la passeggiata lungo la via principale, ma ci saranno anche i circa 100 commercianti pronti ad accogliere tutti i clienti e i visitatori, offrendo prodotti di alta qualità e con grande cortesia. Manca veramente poco alla data tanto attesa dell'8 dicembre. Quest'anno, come già detto, sarà un Fossombrone totalmente diverso dal punto di vista natalizio, perché il progetto, come già anticipato, dopo 15-16 anni credo, sarà totalmente sconvolto. Ci sarà una bellissima atmosfera, di più non dico, perché dovete venire tutti l'8 dicembre a Fossombrone. Intanto però mi preme veramente ringraziare il comune di Fossombrone, la Proloco Forum Semproni, il gruppo dei commercianti che anche quest'anno hanno dato un grandissimo contributo per questa manifestazione, il gruppo dei ristoratori di Fossombrone e, in ultimo ma non in ordine di importanza perché è veramente una persona speciale, Carlo Bellagamba di Ultrasound, che ha seguito tutto l'allestimento.